Io mi scuso della suspense che questa campagna elettorale, di questa conferenza stampa ha creato, ma capite perfettamente che volevamo dare un segnale un po' particolare alla fine della campagna elettorale. Credo che non abbia bisogno di presentazioni. Vincenzo Cerami, uno dei più grandi intellettuali del nostro paese e non solo, in caso di vittoria, lo mettiamo così, ha accettato di essere il prossimo assessore alla cultura. Capite perfettamente che è stato tenuto un po' nascosto e ce ne scusiamo, ma abbiamo incontrato Vincenzo ieri a Roma e si è preso naturalmente un po' di ore, un po' di tempo per pensare a quella che lui ha chiamato e ha definito una sfida per la città di Spoleto. Ieri ha detto sì e bisogna ringraziare ufficialmente di questo gancio che ci ha creato l'onorevole Walter Verini, al quale avevamo un po' di tempo fa chiesto di cercare una persona di spicco della cultura per dare, dopo tutto quello che è stato fatto dal... Giorgio, ti puoi accomodare per cortesia? Ti stavo per citare, ecco perché. Tutto quello che è stato fatto in questi anni, in questo secondo mandato, soprattutto del sindaco Brunini, sulla cultura da Giorgio Flamini, una persona al quale Giorgio Flamini potesse passare il testimone e potesse essere una persona che lanciasse, dopo tutto quello che è stato fatto, la nostra città nell'internazionalità che le spetta, riportarla al centro della cultura regionale e nazionale. La cosa bella è che la prima cosa che ha chiesto è avere un luogo fisico dove stare qui, quindi è ancora più importante questa cosa. Lui ha parlato di una sfida, poi lo dirà meglio di me dopo, una sfida che lo vede partecipe di un progetto complessivo, sempre in caso di vittoria, non voglio che passi per... non diamo per scontato assolutamente nulla, però abbiamo ottenuto e individuato la persona secondo me migliore che avremmo potuto scegliere. Qui a Spoleto è una capitale della cultura da sempre, da quando mi ricordo io, che venivo qui anche quando ero giovanissimo, e quindi non è, come dire, facile dire adesso a Spoleto faremo chissà che cosa, perché è già stato fatto tanto, è stato fatto tutto, è una città di una bellezza unica, è una capitale della cultura che io, essendo stato chiamato per questo compito, ho pensato che cosa posso concretamente fare, sempre in collaborazione con tutti voi ovviamente e con tutte le categorie, con tutte le forze culturali della zona eccetera, cosa posso portare di nuovo, di più, o che cosa può accadere. Quindi ho pensato subito che Spoleto si ricorda sempre per il Festival dei Due Mondi eccetera, e questo la esalta molto, ma sembra, io ho quasi qualche volta l'impressione che tolga anche qualcosa a questo posto diciamo così prestigioso, per cui accanto a questo fenomeno, diciamo, di cultura istituzionale di grande livello eccetera, invece fare un'azione molto legata al territorio, non soltanto una cultura di eventi, ma una cultura invece che valorizzi gli spazi, che trovi gli spazi, che dia opportunità ai giovani soprattutto di incontrarsi con le varie strumentazioni del mondo della cultura e dell'arte, quindi cercare di farti scoprire, diciamo, i talenti, perché poi un talento possa diventare la ricchezza di chi scopre questo talento e di conseguenza anche la ricchezza degli altri. Volevo dare un po' anche l'impressione che per dare forte un segnale, questo potrebbe essere un luogo all'avanguardia, non soltanto in Italia, ma soprattutto in Italia, perché mentre gli altri paesi stranieri, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia, investono sulla cultura, proprio nel momento della crisi investono sulla cultura, noi abbiamo scelto invece di considerarla un ramo secco, quindi viene tagliato
viene tagliata la scuola, viene tagliata la ricerca, viene tagliato il Fondo Unico dello Spettacolo, mettendo in giro già più di 500 teatri in Italia che sono chiusi. Quindi questo potrebbe essere invece un momento in cui noi possiamo valorizzare la cultura e farla concepire come una risorsa, come una possibilità di ricchezza, non soltanto a livello anche economico, un investimento, cercando di rientrare, di coinvolgere sponsor, di cercare di rientrare in maniera diretta ma anche indiretta, gli alberghi, i viaggi, eccetera. Ma poi anche come possibilità di occupazione, di lavoro, di incontro. E poi c'è anche la cosa più importante, una ricaduta di carattere sociale che è fondamentale, che è il ruolo vero della cultura. Vale a dire la funzione di coesione sociale, la funzione di mettere insieme i ragazzi, mettere insieme i giovani, offrire spazi in cui sono, che siano creativi e non invece di puro e stanco consumismo, e lì creare spazi dove si può inventare, dove si può scambiare delle idee. Io parto dal principio che un ragazzo che vede una commedia che so di Shakespeare sicuramente non diventerà un coatto. Questo è più che sicuro, si tratta proprio di universi diversi, quindi la cultura va anche vista, quindi da un punto di vista del turismo, della circolazione delle idee, della più una funzione di coesione sociale e poi di, come dire, anche di ricaduta di genere, insomma. D'altra parte questa città ha regalato tanti professionisti nel mondo del teatro, nel mondo dello spettacolo, quindi questa tradizione è su. Quello che sarà il mio sforzo è soprattutto teso a tenere sullo stesso piano, stessa dignità e su uno stesso livello la creatività.